Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo della stampante 3D Lotmax SC10 Shark. Questa, una stampante 3D capace di stampare con due filamenti contemporaneamente, dandoci la possibilità di stampare oggetti con due colori stampati nello stesso processo di stampa e anche di incidere a laser. Me l'ha inviata il sito Banggood, vi lascerò un link in descrizione per poterla acquistare con un coupon di sconto. Io stampo con le stampante 3D da inizi 2019, non vi ho mai fatto nessuna recensione perché erano stampanti ad un unico filamento, quindi stampanti normali, ma questa qua è particolare perché oltre a darci la possibilità di stampare con due colori, ci dà la possibilità anche di incidere con l'incisore laser e ci dà anche la possibilità di avere un autolivellamento, praticamente una stampante davvero interessante. Io non avevo mai stampato con una stampante a due colori, temevo che la cosa potesse essere complessa per quanto riguardava sia l'impostazione degli slicer che per quanto riguardava proprio la macchina in sé, e invece è davvero semplicissimo. Poi da software basterà selezionare quale colore stampare con un estrusore e quale con l'altro e la macchina farà tutto da sola. Quindi adesso vediamo da vicino la stampante. Ovviamente per fare una recensione di una stampante del genere servirebbero ore e ore, quindi cercherò di essere sintetico, vi dirò le parti salienti e vi farò vedere alcuni processi di stampa e di incisione senza soffermarmi troppo sull'installazione dei cavetti e tanto altro, altrimenti diventerebbe tutto noioso. Iniziamo. Mi è stata spedita il 29 marzo dai magazzini della Repubblica Ceca di Banggood e mi è stata consegnata il 7 aprile, quindi pochissimi giorni di consegna. Arriva all'interno di una grande scatola ben imbottita, separata in due, quindi l'archetto dell'asse Z più ovviamente la parte inferiore dove c'è il tappetino, il display eccetera. Sul piatto di stampa ci sono alcuni oggetti che ho stampato in questi giorni, sulla parte posteriore invece un'incisione laser. Ma vediamo la stampante. Allora ha un tappetino magnetico flessibile al quale i pezzi aderiscono perfettamente e una volta stampati basterà piegarlo leggermente per poter rimuovere il pezzo senza alcuna fatica. Viene data in dotazione anche una spatolina per poter rimuovere i pezzi, però sinceramente possiamo dire che non l'ho utilizzata perché basterà flettere leggermente il piatto e i pezzi si staccheranno subito. Questi sono tutti i pezzi stampati inserendo direttamente la scheda senza fare alcuna modifica alla stampante. L'unica cosa che vi consiglio di fare quando aprite la scatola e la montate è serrare bene tutte le viti, perché qualche vite era stretta in modo blando, quindi servirà dare una serrata in modo corretto. Le uniche cose che ci toccherà montare quindi saranno i due RG bobina, il trainino a filo con il sensore di fine filamento e poi ovviamente fare tutti i collegamenti per il cablaggio. Sulla parte alta abbiamo i due RG bobina, uno è marchiato Lotmax. Sulla parte posteriore invece abbiamo un sensore di fine filamento, il trainino a filo, sono entrambe le ruote dentate, quindi il filo viene trainato perfettamente e vengono date in dotazione anche i ricambi per quanto riguarda la cavetteria. Viene dato anche una chiavetta USB, delle chiavi inglesi, un piccolo cacciavite, delle brugole eccetera, in modo da poterci prendere cura della stampante. L'estrusore è ventilato con ben 3 ventole, questo ci permette anche di stampare con velocità elevatissima. Io ho fatto una stampa a 400% di velocità, quindi questo cagnolino, ed è venuto bene. La parte iniziale più bassa l'ho stampata con una velocità del 100%, la parte alta invece poco dopo le zampine l'ho stampata a 400% con una qualità di stampa secondo me soddisfacente. Poi ho stampato alcuni portachiavi sblocca carrello, questo portachiavi Vespa stampato su due lati, la bench, la barchetta per il test di stampa, e questo invece è il vaso bicolor. Come potete vedere nella parte centrale, però forse per colpa mia perché l'ho stampato assieme a due piccoli portachiavi e ho cercato di rimuoverli durante la fase di stampa, avrò mosso qualcosa e quindi purtroppo ci sono queste linee laterali. Lo stesso per quanto riguarda questa colonnina, nella quale gli estrusori vanno a depositare il colore quando passano da un colore ad un altro. Quando inizierete la stampa verrà estruso del colore in modo da liberare l'ugello, dopodiché verranno prodotti questi dischetti. Ma adesso è arrivato il momento di accendere la stampante. Vedrete che si accenderà il display, apparirà il logo Lotmax con lo squalo e ovviamente il sensore per l'autolivellamento farà un check. Da questo menu possiamo accedere a diverse funzioni. Abbiamo la possibilità di accedere direttamente ai file di stampa oppure controllare alcune impostazioni, tra cui temperatura sia del piatto di stampa che dell'estrusore, azzerare completamente gli assi, spostare eccetera, quindi anche la regolazione delle ventole e così via. Dall'altro menu più in basso invece possiamo impostare la lingua, in questo caso è impostato già in italiano ma ci dà la possibilità di selezionare diversi tipi di lingue, correggere il touch e tanto altro. Vediamo quindi come si regola il riscaldamento. Questo è il preriscaldamento, abbiamo la possibilità di avanzare con step di 1 grado, 5 gradi oppure 10 gradi per volta.
possiamo cambiare l'estrusore 1, l'estrusore 2 oppure il piatto di stampa. Quindi aumento di 10 gradi per volta, lo porto a 200 gradi e porto a 50 gradi il piatto di stampa. Ha un filo con una spirale e ci permette quindi di manovrare e comandare la stampa anche a distanza, dare alcune impostazioni tra cui anche il livellamento, che è automatico, però io sarò vecchia scuola, stampando da tanto tempo con una Ender preferisco il livellamento manuale, anche perché è davvero molto molto semplice. Basterà andare nella sezione livellamento, appariranno dei riquadri con il riferimento nel punto in cui poi l'estrusore si abbasserà, quindi iniziando dall'angolo in avanti basterà mettere il foglio come siamo abituati a fare con la stampante classica. Quindi in questo caso, livellando la prima parte, si sposteremo poi all'angolo opposto e così via per tutti gli angoli. Ovviamente il livellamento va fatto anche nella parte centrale. Questa è l'incisione laser, come potete vedere è un'incisione particolare, incide con delle linee orizzontali, però visto da vicino le linee sono ben visibili, invece visto in questo modo non si notano assolutamente. Inoltre questa stampante riprende la stampa nel caso in cui dovesse andare via la corrente esattamente dal punto in cui si è fermata, lo stesso per quanto riguarda i sensori di fine filamento. Come potete vedere adesso c'è un LED rosso acceso, se tolgo il filamento si spegne, quindi la stampante ci avviserebbe tramite il display che è terminato il filo, dandoci la possibilità di sostituirlo, e bloccherebbe la stampa finché non metteremo il filamento nuovo. Molte stampanti invece continuano a fare tutti i movimenti come se il filamento fosse inserito, ma in realtà non estrudono nulla e questo non ci permetterebbe di completare il nostro lavoro. E questo è software, praticamente è Curam, brandizzato Lotmax. Come potete vedere ci dà la possibilità di selezionare i due estrusori, quindi decidere con quale estrusore stampare uno o l'altro pezzo, quindi basterà fare clic con il tasto destro e selezionare quale estrusore dovrà stampare una o l'altra parte. Quindi avremo due colori differenti in un'unica stampa per quanto riguarda pezzi che siano separati fra di loro, oppure per quanto riguarda file STL che poi prevedono un unico pezzo con due colori. Ma adesso vediamo le stampe che ho eseguito. Questo per esempio è il sorridente cagnolino che troviamo all'interno della scheda SD che viene data in dotazione insieme al software eccetera. Con la stampa prima dell'aggiornamento sul display non appare l'anteprima del file che dobbiamo stampare. Questa l'ho eseguita al 400% di velocità per stressarla subito. Volevo vedere direttamente come si comportava, tendola proprio al limite. E devo dire che è eseguita perfettamente, i movimenti non sono stati bruschi e non ho notato alcun difetto nella stampa. Alla fine del processo di stampa vi verrà comunicato tramite un messaggio che la stampa è stata completata, quindi sarà possibile staccare il pezzo. Ho deciso di staccarlo tirandolo con forza, il piatto era ormai freddo, ma volevo vedere quanto veniva facile staccarlo. E devo dire che anche in questo caso si è staccato praticamente subito, senza opporre assolutamente resistenza. E la stampa mi piace parecchio, per essere eseguita poi al 400% non noto particolari difetti o comunque problemi appunto durante il processo. Per tutte le stampe eseguite invece dopo l'aggiornamento del software avremo un'anteprima sulla parte destra del nostro display raffigurante proprio il file, esattamente come lo vedremo sul nostro slicer. E questo è il portachiavi Vespa che ho stampato in verticale, anche questo è stato stampato correttamente senza alcun problema, ma con una velocità normale del 100%. I dettagli mi piacciono parecchio, la stampa mi sembra riuscita pure perfettamente. E questa è stata la mia terza stampa, tramite un software sul telefonino sono riuscito a ricavare la scansione del mio volto e quindi con una stampa da più di 18 ore e ben 200 grammi di filamento ho voluto mettere sotto stress la stampante, sottoponendola quindi a questa verifica di un file così grande che non presentasse assolutamente difetti. Devo dire che anche in fase di riempimento per quanto riguarda i supporti si è comportata benissimo, gli stessi supporti sono stati facili da rimuovere senza lasciare praticamente alcun segno, non ci sono rigature, non ci sono spostamenti, nemmeno problemi di estrusione di alcun tipo.
Adesso vediamo la stampa di un file composto da due pezzi che verranno fusi fra di loro in un unico pezzo e sono stampati con due colori differenti. Bisogna selezionare per ogni pezzo quale estrusore dovrà stamparli, quindi estrusore 1 ed estrusore 2. Dopodiché entrambi i pezzi andranno centrati al centro del piatto, quindi si dovrà poi realizzare il file G-code e procedere alla stampa. Ho commesso l'errore di stampare anche due piccoli portachiavi di Among Us per mia figlia e questo vedete che probabilmente poi ha recato un danno alla stampa. State vedendo quindi un time lapse della realizzazione che è durata davvero diverse ore. Come potete vedere sulla sinistra c'è la colonnina nel quale poi gli estrusori vanno a scaricare il filamento. Contemporaneamente sulla parte frontale sto stampando di due colori differenti i due portachiavi di Among Us. E noterete che all'altezza dei supporti, solo dove ci sono i supporti, si forma un po' di effetto ragnatela. Questo invece è il momento in cui sta scaricando il colore e passare a quello successivo. Nella stessa fase si vede un filamento che arretra e l'altro filamento che avanza. Quindi va a scaricare nuovamente per procedere con la stampa, quindi continuiamo con il time lapse. Come potete vedere all'altezza dei portachiavi c'è questo spostamento laterale che ipotizzo che sia dovuto a una mia manovra errata. Infatti ho bloccato la stampa, ho messo in pausa, ho provato a spostare i due pezzi e proprio a quell'altezza si è verificato questo piccolo difetto. Il filamento che ho utilizzato è un verde fosforescente, quindi si illumina al buio. Per me è un effetto meraviglioso, soprattutto in contrasto con il colore nero. Davvero una stampa soddisfacente, peccato per quella linea laterale, ma tutto sommato devo dire che sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto. Ma ci sto prendendo davvero molto gusto, quindi ho deciso di stampare dei pezzi nello stesso processo di stampa, ma con colori differenti, che non fossero però un unico file composto da due colori, bensì semplicemente dei pezzi con colori differenti in un unico processo di stampa. E anche in questo caso il risultato è stato letteralmente fantastico. Quindi abbiamo visto la stampa 3D ad un colore e la stampa 3D a due colori. Abbiamo parlato anche del livellamento. Parliamo pure dell'incisione laser. Questo è software che gestisce il file, che quindi crea il file G-code. Ci permette di selezionare alcuni file presenti nel nostro computer e quindi realizzare questo file da poter poi mettere nella scheda e quindi procedere alla stampa. Anche nell'anteprima vediamo che il file comunque viene rappresentato con delle righe. Quindi verrà stampato esattamente in questo modo. Il programma è molto semplice, però l'incisione ottenuta dal raggio emesso dal laser comunque è molto definita, anche se purtroppo con queste righe orizzontali. Ma vediamo quindi il processo di incisione nel dettaglio. Innanzitutto è necessario rimuovere il modulo per l'autolivellamento ed inserire il modulo per il laser. Quindi tramite questi fori va fissato con queste due viti. Dopodiché va messo quest'altro modulo nella parte bassa con questi pin che vanno inseriti all'interno di questa porta. Bisogna fare scorrere la vite all'interno di questa T-track, dopodiché va spinto. In questo modo sarà perfettamente pronta per poter incidere con il nostro incisore laser. E quindi stiamo vedendo il laser in funzione. Vi ricordo di proteggervi sempre, evitate di guardare il laser perché è davvero dannoso per i nostri occhi. In dotazione vengono dati degli occhialini di colore rosso, però non so fino a che punto possano proteggere. Evitate sempre comunque di guardare il laser, soprattutto mentre è in funzione. Io ho fatto le riprese in sicurezza, inquadrando semplicemente con il cellulare senza osservare il laser direttamente. Come potete vedere, la precisione dell'incisione laser è molto molto netta, anche se ci sono queste linee orizzontali che vanno poi a formare l'immagine finita. Comunque la stessa linea che viene incisa è davvero molto definita e la regolazione dell'altezza del laser va fatta pure dal display tramite delle frecce, una procedura molto semplice. Adesso acceleriamo l'inquadratura e vediamo la fase di incisione. Incisione completata e sul display appare un messaggio al quale dobbiamo dare conferma, quindi possiamo spostare il piatto di stampa.
Questa è l'incisione che abbiamo ottenuto. Come possiamo vedere, zoomando si notano le linee orizzontali, ma bisogna guardare davvero da vicino. Allontanando l'inquadratura, notiamo che invece sembra perfettamente omogenea, quindi non si notano queste linee orizzontali, e la stampa risulta comunque nel complesso molto molto gradevole. E allora ragazzi, questa era la Lotmax SC10 Shark, una stampante 3D dual color con incisore laser. Display touch separabile, semplicemente tirandolo in questo modo possiamo gestire la nostra stampa anche comodamente seduti senza doverci avvicinare per forza alla stampante, ma quello che ci interessa di più è ottenere questo risultato di stampa davvero molto molto bello. Come possiamo vedere, i dettagli sono ben curati, la stampa è riuscita benissimo. Lo stesso per quanto riguarda la stampa con il pezzo stampato a 400% di velocità. Prima stampa, ancora prima di fare l'aggiornamento del software, che è semplicissimo. Dopo aver scaricato il file TXT dal sito della Lotmax, basterà semplicemente cambiare un numero in una stringa. Dove parla di autolivellamento sarà scritto 0, voi dovrete mettere 1, dopodiché salvare, mettere la scheda e il file sarà già pronto per dare l'aggiornamento alla stampante. Una procedura davvero semplicissima. Per il resto, cosa devo dire? È una stampante che stampa abbastanza bene, a parte questo piccolo errore che io ipotizzo che sia stato proprio per lo spostamento che ho dato io al piatto mentre cercavo di staccare i portachiavi da dare a mia figlia. Però come stampa a me piace tantissimo, è un filamento fosforescente, vi lascerò pure il link per poterlo acquistare se vi piace. Detto questo, io ringrazio veramente Banggood per avermi inviato questa stampante, ringrazio voi per aver visto questo video fino in fondo. Vi ricordo che vi lascerò giù il link in descrizione per avere un coupon di sconto per poterlo acquistare, quindi a un prezzo più vantaggioso. Vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti di altre stampanti 3D, incisori laser, CNC eccetera. Ci vediamo a breve. Ciao da Riccardo e a presto.